Insomma, raga, siamo arrivati all'ultimo video della giornata. Infatti, oggi ho dato il massimo. Mi vedete in tenuta di allenamento, bello tonico, perché per ricaricare le pile bisogna ricaricarsi e buttare giù lo stress, no? A parte gli scherzi. Fare un po' di esercizio fisico aiuta un botto, ognuno. Aiuta soprattutto quando stai per chiudere le tue 12 ore di studio. Bene. Allora, oggi parliamo delle patologie dell'orecchio esterno. Malattie dell'orecchio esterno, colpi strani. Allora, in primis qua parla della penetrazione occasionale o involontaria, soprattutto in età pediatrica o chi soffre di patologie mentali, di colpi strani. È un evento relativamente frequente, i colpi strani possono essere inanimati, quindi batuffoli di cotone, frammenti vegetali o di carta, pezzi di biro, parti di protesi acustiche o animati insetti. E il colpo estraneo non dà nessuna sintomatologia, ma causa flogosi per il trauma da penetrazione, per non parlare poi dell'ipoacusia se di notevoli dimensioni. Gli insetti intrappolati nel cerume poi se battono le ali ti danno un fastidio intenso, rumore poi assurdo. Il colpo estraneo comunque lo vediamo con l'otoscopia e attraverso un lavaggio o con pinzette oppure con ferre uncinate noi lo tiriamo via. Quelli che sono tanto grandi con le pinzette uncinate, perché altrimenti con i ferri appunto uncinate, perché con le pinzette quello troppo grande lo spingi in dentro e quindi diciamo può favorire una penetrazione più profonda la manovra terapeutica. Alle volte si può fare anche l'otomicroscopia, quindi una metodica in otoscopia più specifica, ve la spiego meglio, anche se già ve l'avevo detta nei riguardi dell'approccio semeiotico clinico. Comunque, fondamentalmente l'otomicroscopia rispetto all'otoscopio, che ha fibre, come dire, flessibili, si caratterizza per fibre ottiche rigide con telecamera che ti permette di fare una perforazione, una pulizia, un'aspirazione o una chirurgia. Dopodiché abbiamo le malformazioni, queste le ho riservate per le video lezioni di oggi, già che gli argomenti non erano in esame, e poi si parla di malformazioni. Abbiamo l'atresia auris congenita e altre malformazioni a carico del padiglione. Allora, è una patologia malformativa, l'atresia auris del padiglione auricolare e o condotto uditivo esterno associata a malformazioni a carico dell'orecchio medio, quindi anche della timpanica e della catena ossiculare. L'assenza del padiglione è definita anotia, mentre poliotia si intende la presenza di uno o più appendici cartilaginee rivestite da cute, uno o più. La presenza di un padiglione di dimensioni superiori alla norma è detto macrotia, mentre microtia, padiglione più piccolo. E infatti io tengo una macrotia e dicono che quelli che hanno le orecchie più lunghe campano di più. Che frase stupida. Anche perché non è sempre vero. Che poi comunque questa è un'estremità, quindi magari lo sviluppo è GH dipendente. Calcolate che ho pure le mani abbastanza grandi, i piedi, e quindi si capisce insomma che tutte le estremità, e infatti l'acromegalia, non sono uno alto 2,20 m, 1,86 m, però sicuramente c'è un'influenza ormonale dietro queste condizioni. Il punto di tutto ciò è semplicemente nozionistico, sapere i nomi, quindi anotia non lo tieni proprio, poliotia ne tieni più di uno, macrotia più grande, microtia più piccolo. Per quanto riguarda la patogenesi, beh, eziologia non si sa, possono essere condizioni teratogene, che magari nei primi mesi di gravidanza, in passato la talidomide, forse è stata talidomide che l'ho già sentita, ma è che è un antivirale la talidomide, fammi andare a vedere, talidomide. Talidomide. O un o antivirale o antitubercolosi. Farmaco venduto negli anni 50-60, antisenativo, sedativo, antinausea, ipnoico. Ma chi minchia se lo ricorda? Mm.
In effetti, è un antitumorale la talidomide. Mi sa, che se non è quest'anno, il prossimo faccio le video lezioni di farmaco, così mi faccio un mazzo così di robe. Perché sì, ragazzi, perché sì. Fondamentalmente una farmacologia più clinica. Cioè, non parlo di una farmacologia applicata magari con principi di farmacocinetica e dinamica, ma una farmacologia puramente nozionistica, giusto per ritrovare tutti i ricordi più belli di questa vita, e intanto cerco di pubblicare una storia. E quindi ragazzi, portate un attimo pazienza, perché mi segno un attimo una roba. Mi segno un attimo una roba. Come io non voglio mai scordarmi le cose, e ho una tabella di marcia anche per l'anno prossimo e quest'anno, mi sono segnato un attimo come fare, ma comunque molto probabilmente per farmacologia farò come ho fatto con l'infettivo, perché è una materia molto vasta, infettivo come farmaco, molto nozionistica, quindi farò 2 pagine al giorno, ogni giorno, magari farmacologia la spalmo su 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, ma in questa maniera non mi pesa. Farla contemporaneamente alla preparazione delle video lezioni dell'esame in corso, in primis, e in secundis delle video lezioni dell'esame che farò l'anno prossimo. Perché io quest'anno, ragazzi, se mi riesce bene, finisco testa collo, attacco a fare poi uro nefro e gastro a luglio, poi l'estate chirurgia, ottobre medicina interna, contemporaneamente faccio le video lezioni di emato, ortopedia e infettivo. Poi da ottobre farò video lezioni di cardiologia applicate a casi clinici, comprerò un libro apposta, ripeterò endocrinologia ma non con video lezioni, ma con una collega, forse e molto probabilmente, non è un forse, farò anche casi clinici di reumatologia da un libro di reumato che comprerò, mentre contemporaneamente mi farò 2 pagine contate al giorno di farmacologia, dove quello che mi interessa principalmente è la farmacologia clinica. In questa maniera mi sovraccaricherò, è vero, perché comunque poi dopo oncologia a novembre, dicembre, chirurgia generale, medicina interna, però poi rifiato, perché poi da dicembre fino a marzo sto con neurochirurgia, neurologia e psichiatria, il modulo unico. Quindi contemporaneamente rifiato perché non ho più chissà che grosso peso. Infatti, in quell'arco di tempo, se riesco a finire tutta cardiologia, tutta reumato, come penso, mi porterò contemporaneamente con farmaco pneumologia, casi clinici di pneumologia e basta. E
mi farò qualche ripetizione con qualche collega di medicina del lavoro, che poi darò a luglio insieme a medicina della sanità pubblica, medicina legale, mentre a giugno darò ostetricia, gineco e pediatria. Quindi la morte significa non avere una vita sociale, ma questo già lo so, voglio essere migliore, faccio in modo di essere migliore. L'estate invece mi massacro con un librone, librone raga, di casi clinici, dal sintomo alla diagnosi alla terapia di emergenze. Quindi ci sto 2 mesi pesanti, chiudo tutti gli esami a ottobre e poi mi rimane il tirocinio, la tesi, due cacate da fare, insomma. Insomma, da quel momento in poi parte il mio anno sabbatico. Questa è la mia strategia per il test di specializzazione, quindi portarmi in pari con gli esami che ho, preparandoli da Dio, dai manuali come sto facendo, e contemporaneamente ripetere esami vecchi. E poi in quell'anno sabbatico, ragazzi, succede il delirio, cioè mi metto a studiare anche 14 ore al giorno, perché io devo essere migliore e lo voglio con tutto me stesso. Comunque, abbiamo fatto un attimo questo escursus su quanto io voglia essere migliore, ma volere, volere, volere è una condizione, diciamo, che dipende tanto da quanto noi ci mettiamo in gioco. Quindi continuiamo a studiare. Quindi abbiamo detto anotia, polinotia, macronotia, micronotia, abbiamo detto l'eziologia con le condizioni teratogene della talidomide, poi difetti cromosomici o infezioni rubeolica materna, che questa c'ha un nome, dovrebbe essere la sindrome di Greg. E non dico di essere un genio se mi ricordo la sindrome di Greg, nel senso che mi ricordo il nome della sindrome. Non dico di essere un genio, perché comunque queste infezioni esantematiche con infettivo le ho riviste. Però sarei fiero di me se non avessi detto una cazzata. Lo so, sono un po' noiose queste ripetizioni così, ragazzi, però io sono un tipo che si catapulta da un argomento all'altro. Sindrome di Greg. Greg? Gregory Fotter. Greg, rosolia congenita, sì, dai. Bene, l'atresia auris, quindi un'anomalia dello sviluppo del primo o secondo arco brachiale, sì, vabbè, non mi interessano queste cose, ci può essere associazione con malformazioni della coclea, vabbè, per derivazione embrionale differente. Poi, tra le forme sindromiche abbiamo la sindrome di Teacher Colin Franceschetti. La Teacher Colin l'ho sentita. Abbiamo ipoplasia bilaterale, simmetrica dell'osso zigomatico del bordo infraorbitario della mandibola con retroniasia. Progenismo era la mandibola in avanti, la proniasia era la mascella in avanti. A livello anatomopatologico, vabbè, non mi interessa più di tanto, il sintomo ma in sé il problema è trasmissivo, fondamentalmente di ipoacusia, l'esame obiettivo non pone difficoltà. L'esame strumentale è l'audiometria, cioè pantonale di media entità, deficit trasmissivo, nei rari casi difetto anche dell'orecchio interno, quindi ipoacusia mista o neurosensoriale. La TAC ci fa vedere malformazioni del condotto uditivo medio. Ok, la terapia, beh, protesi articolari a trasmissione per via ossea fissate al capo mediante archetto. Anche protesi a impianto mastoideo nell'orecchio medio, quindi o ad archetto qui in questa maniera, oppure mastoideo o orecchio medio. Poi interventi chirurgici estetici, vabbè, questo in età puberale adulta. Interventi chirurgici di tipo funzionale per recuperare la funzione uditiva. È stato creato un condotto uditivo esterno e una membrana timpanica correggendo i difetti della catena ossiculare, quindi per il problema trasmissivo, che diciamo ci ha dato risultati non sono molto soddisfacenti, con un miglioramento parziale della soglia audiometrica nel 50% dei casi. Comunque c'è anche il rischio della recidiva nel 40% dei pazienti del condotto uditivo esterno con flogosi dell'orecchio esterno e medio, tant'è che qui parleremo di colesteatoma iatrogeno e di lesione anche iatrogena, colesteatoma iatrogena e di lesione iatrogena del nervo facciale. È molto particolare questa roba. Tra le altre forme abbiamo l'orecchio ad ansa, la fistola auris congenita, il coloboma. Poi, tra le forme flogistiche abbiamo l'otite esterna, che è una condizione infiammatoria su base maggiormente batterica del condotto uditivo, interessa alle volte anche la superficie esterna della membrana timpanica, e
Epidemiologicamente questa è a rischio soprattutto per i mesi estivi a causa del frequente contatto anche con l'acqua. Si vede nel 25-50% dei casi una condizione infatti più frequente nei pazienti, che sono nuotatori abituali, subacquei, lì il rischio è 5 volte maggiore. I microrganismi sono multidrug resistant, pseudomonas, stafilococco, poi stanno anche virali micotiche. Tra fattori di rischio favorenti abbiamo i microtraumatismi e quindi toilette chirurgica con strumenti a punta, macerazione della cute, dermatosi, eczema, psoriasi. Per quanto riguarda la clinica, c'è otorrea purulenta, ma non per perforazione, ma per le secrezioni in sé. Intenso dolore spontaneo, la masticazione, alla pressione del trago, ipoacusia lieve di entità lieve media, che è appunto per la riduzione del calibro del condotto uditivo esterno, per le secrezioni, per le croste, ma questo soprattutto fondamentalmente è trasmissiva. Se è presente la schiuma, fai la manovra di Valsalva per fare una diagnosi differenziale con l'otite media cronica che ha dato una perforazione, dove con la Valsalva vedrai che la schiuma per l'aria che esce dalla tuba di Eustachio nel cavo timpanico, che poi va dall'orecchio medio all'orecchio esterno, lì i livelli idroerei si mischiano, sono multipli. Succede anche quando uno muove il capo. All'esame obiettivo, quindi, che vedremo qua in questa forma di otite esterna? Vedremo un quadro di all'otoscopia di iperemia ed edema con una membrana timpanica spesso mal visualizzabile. E anche l'otorrea. La terapia è per bocca con penicillina e cefalosporine per 5-8 giorni, associate antinfiammatori steroidei endovena, scusatemi, per l'edema e analgesici, ok? Quindi per bocca. I farmaci per via topica sono cefalosporine, aminoglicosidi e chinolonici. Quindi penicilline, cefalosporine, aminoglicosidi, chinolonici. In 5-10 giorni si recupera il tutto senza reliquanti anatomici funzionali. Curiosità d'apprendimento. Parliamo un attimo delle forme traumatiche. Qua, diciamo, nel padiglione auricolare, le forme traumatiche sono responsabili principalmente per penetrazione dei corpi estranei, per l'otorragia, che dà un senso di ovattamento auricolare e di ipoacusia. Si fa terapia antibiotica per bocca o topica, dopo anche toilette, principalmente fatta prima del condotto, per prevenire le sovrainfezioni. In realtà c'è anche il discorso della frattura longitudinale del temporale, con soluzione di continuo della cute, che lì con i traumi, diciamo, c'è il rischio che si vada o a lesionare con la lesione di continuo o una perdita di tessuto, quindi c'è il rischio dell'infezione. Quindi praticare la sutura sicuramente, ma in un secondo momento, soprattutto per queste fasi acute, la ricostruzione plastica, è importante tanto l'approccio di antibiotico profilassi. L'otoematoma invece che cos'è? È un vero e proprio ematoma. È un versamento ematico che si trova tra pericondrio e cartilagine della metà superiore del padiglione auricolare. Rari casi sono spontanei, altri per problemi di coagulazione secondaria, patologie ematologiche o da farmaci o da traumi, per trauma tangenziale. E quindi si distacca la cute del padiglione dalla sottostante cartilagine, dal pericondrio, e lì va a finire la raccolta ematica. Quella può evolvere poi in granulazione con degenerazione cartilaginea e orecchio a cavolfiore. È una patologia dei pugili, dei lottatori professionali, insomma. Il colore fondamentalmente all'esame obiettivo è rosso-violaceo, con una consistenza teso-elastica, scarsamente dolente. La terapia è una puntura evacuativa con fasciatura compressiva. E niente, il paziente lo devi sempre trattare con antibiotico profilassi. All'otematoma, soprattutto in caso di complicanza flogistica, consegue spesso una deformazione del padiglione auricolare, che abbiamo detto a cavolfiore. Parliamo adesso dell'eczema. Allora, l'eczema è una malattia relativamente frequente, dalla delicatezza della cute che è presente lì, c'è una forma eritematosa, vescicolosa, sudativa, crostosa, descamativa. L'eczema, diciamo, può evolvere, soprattutto trasformarsi in una forma subacuta che va incontro a remissione e riacutizzazione, oppure diventa cronico, con descamazione cronica continua. La sintomatologia è bilaterale, con senso di tensione, bruciore, prurito, otorrea sierosa. Quindi, come vedete, anche l'otorrea sierosa andrà in diagnosi differenziale con l'eczema, comunque lo vedrete, e c'è il rischio della sovrapposizione batterica, quindi l'antibiotico terapia è importantissima, oltre che i detergenti cortisonici o di fucsina fenica. E come vediamo, il condotto uditivo esterno arrossato, mentre nella forma cronica avremo delle sottili squame, perché desquama, sottili squame biancastre.
Dopodiché abbiamo l'impetigine, che è una flocosi purulenta del padiglione con formazione di pustole e bolle a rapide insorgenze. I germi sono strafilococchi e streptococchi. Anche qui, per l'impetigine, vai di terapia per bocca, penicilline, cefalosporine, o pomate, antibiotiche come per esempio cefalosporine, aminoglicossidi e chinolonici. Lo stavo per dire, non l'ho voluto dire. Poi abbiamo l'erisipela, questo è causato dallo streptococco pyogenes di gruppo A di Lansfield. Fondamentalmente è una forma acuta di infezione dell'orecchio esterno con febbre molto elevata, una cute molto arrossata, lucida, con edema della zona interessata. I margini sono a contorni irregolari ma netti, col segno dello scalino. Fammelo scrivere, va. L'arrossamento cutaneo deve poi diffondersi eccentricamente, per cui che cosa succede fondamentalmente? Succede che la zona centrale va incontro a remissione, mentre la zona circostante è notevolmente arrossata. Sulla chiazza erisipelatosa possono comparire bolle, quindi l'erisipela, si parla di erisipela flittenulare o bollosa. Se il processo poi invade il sottocute, in quel caso è flemmonosa per il flegmone che si viene a formare. Quindi occhio alle complicanze, quali possono essere flebitiche, meningee per tromboflebite del seno cavernoso, leptomeningite purulenta, e quindi lì vai di terapia a largo spettro, con antibiotici, penicilline, cefalosporine, oppure localmente con gocce, e fai un lavaggio anche auricolare con la B9. Ovviamente quando sono forme gravi fai una terapia endovena per le forme appunto sistemiche. La pericondrite e condrite non mi interessa, la condrodermatite nodulare dolorosa neanche, il foruncolo in sé, beh, fondamentalmente questo è determinato dal grattamento con lesione dei follicoli pilosebacei, che vedrai all'otoscopia sollevati e arrossati. Anche qui terapia per bocca con penicilline, cefalosporino, pomate antibiotiche, antinfiammatorie. L'herpes zoster oticus o zona auricolare, non vi dico l'eziologia, non mi interessa, lo dovreste già sapere da infettivo. A livello sintomatologia è molto importante sapere che è un'otalgia dolorosissima, con febbre, astenia e paralisi del nervo facciale, la sindrome di Ramsay. Poi abbiamo l'esame obiettivo, fondamentalmente le vescicole, la linfadenopatia che può essere preauricolare o retroauricolare, e le vescicole che evolvono in croste, quindi aciclovir, cortisonici, analgesici, per evitare la sovrainfezione, antibiotici. E quindi abbiamo chiuso anche questo argomento. Io ora, per una questione tempistica, perché non devo fare il DPU, nel senso mi accontento, sono umile, mi fermo e parliamo la prossima volta delle altre forme di affezioni infiammatorie dell'orecchio esterno.